Le malattie professionali sono state al centro di un convegno organizzato da Confartigianato a Cuneo. Riteniamo che sia un argomento che vada monitorato perché nel tempo si sono evidenziate alcune criticità. Quindi questo convegno è un momento di approfondimento. Indubbiamente abbiamo alcuni settori che sono particolarmente coinvolti dal problema delle malattie professionali, quali per esempio la lavorazione del legno e l'edilizia in generale. Quindi, e poi abbiamo la meccanica, abbiamo coloro che lavorano la resina. Quindi sono veramente tanti comparti che diciamo, sono interessati da questa problematica delle malattie professionali. MedArt è nata appositamente con la fusione di due imprese, la Confartigianato e il Laboratorio Pasteur, è nata proprio appositamente per monitorare, per controllare le malattie professionali. Casi che interessano il settore industriale relativamente all'ultimo anno. All'Istituto Assicuratore sono stati denunciati 46.000 casi circa di malattie professionali per l'anno 2010 e che interessano prevalentemente le malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, poi le sordità da rumore, i tumori professionali e le malattie ancora da amianto non tumorali. Per il settore artigianato penso che una delle patologie che possa essere più frequentemente riscontrata sia quella del sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore legato all'utilizzo di vari strumenti e per attività che comportino appunto un interessamento del sistema osteoarticolare dell'arto superiore.